e grazie per la collaborazione. Buongiorno a te, grazie mille a te per l'invito e un saluto a chi ci ascolta. E allora, una giornata interlocutoria che potrebbe cambiare nettamente nel momento in cui arriverà questa firma? Sì, devo dire, una giornata veramente imbarazzante da commentare perché c'è stata la prima 2 ore di nulla. Sostanzialmente il mercato italiano è ingabbiato ormai da 1 ora e mezza, ha fatto i primi 20 minuti un minimo di movimento e poi il sonno più assoluto, veramente imbarazzante. Adesso si vede il primo strappo, ma piccolissimo, vedo solo un movimento su Atlantia, c'è cioè qualcosa che sta succedendo su Atlantia, ma insomma in ogni caso veramente poco ci siamo svegliati con questa notizia che fra l'altro è sorprendente fino a un certo punto. In sintesi, sostanzialmente oggi sembrava il giorno in cui sostanzialmente si formalizzasse il taglio, l'eliminazione almeno parziale dei dazi. Invece la conferenza stampa di ieri insomma, dall'America ha in qualche modo detto che questa è solo la fase 1 Eh sì. e l'eventuale taglio ci sarà in una fase 2, però poi se ci pensi, Trump aveva detto 2 giorni prima che la fase 2 probabilmente sarebbe avvenuta dopo le elezioni e quindi insomma mi sembra un grande gioco delle parti, secondo me, per tirare un po' la volata a Trump sulle elezioni di novembre, nel senso che questa notizia secondo me data adesso scaldava meno il cuore dell'elettorato, invece magari dato più sotto le elezioni in qualche modo poteva essere più di impatto sui suoi elettori. Secondo me questo sarà un po' il leitmotiv del 2020. Gli anni elettorali in cui ci sono le elezioni in America sono sempre un po' particolari. E quindi l'impressione che ho io, anche in virtù della vicenda questa recente dell'Iran, dell'attacco dell'Iran sulle basi americane, sostanzialmente tu il lunedì ti aspettavi, considerando anche il carattere un po' fumantino di Trump, una reazione veemente o comunque diciamo frasi minacciose. Invece se vedi l'atteggiamento è stato un atteggiamento direi inconsuetamente prudente di Trump che tutto sommato insomma, sembrava che quella potesse essere l'inizio di un'escalation militare. In realtà sembrava proprio, diciamo, la fine di un diciamo di tensione. Quindi, secondo me, sarà un anno un po' così in cui. Beh, però sì, Pietro, tu hai detto bene, perché poi la fase 1 inevitabilmente doveva giungere a conclusione, perché voglio dire, ce la siamo trascinate da mesi, però pare che secondo qualche previsione Trump potrebbe arrivare fino a novembre senza poi concludere quella che è la fase 2, che peraltro è anche più complicata della 1, se vogliamo proprio sottolineare, no? Perché bisognerà andare più nei cavilli della questione e delle questioni Chiaro. aperte tra Ma America e Cina. è chiaro, diciamo l'impressione che ho io è che loro con questa fase 1 diciamo volessero consolidare un po' i progressi che erano stati fatti fino a questo punto, faticosi, perché se ci pensi è una questione annosa che in qualche modo sta anche condizionando l'andamento dei mercati finanziari a lungo, quindi sembrava l'idea era di consolidare adesso quello che era stato fatto negli ultimi mesi e poi ripartire con i negoziati. Il fatto che non si sia mosso il premier cinese, ma in realtà è il vice premier che è stato mandato a Washington, secondo me già quello indicava che l'accordo era assolutamente, come dire, uno step di una scala. E quindi, insomma, questa questione sarà ancora un po' all'ordine del giorno nei Certo. prossimi tempi, e insomma, è un nodo che rimane risolto. Però anche qui una notizia del genere avrebbe potuto condizionare in maniera molto più negativa i mercati, che invece poi tutto sommato aprono con un movimento ribassista ma molto neutro, quindi niente di straordinario. Adesso siamo insomma tutti un po' fermi, come Eh sì, dicevo, una un'ora giornata un e mezza. po' insipida, Pietro. Guarda, per me che faccio per lo più intraday, più che insipida è micidiale, cioè sonno lenta, ho fatto veramente, che ho fatto 2 operazioni, di solito a quest'ora ne faccio almeno 20 e non trovo niente non Non trovo trovi tempo. spunti operativi, ecco, è la classica giornata che manca di spunti.
Sai che cos'è? Che l'area per il trader intraday è la volatilità, cioè trovare un prezzo che faccia tanta strada in poco tempo. Questo è il prerequisito per fare trading intraday. Se sostanzialmente non c'è nulla che si muove, a parte una Moncler che però il 70% del movimento l'ha fatto in 10 minuti e se eri lì bene, se no, come nel mio caso, guardi salire, o piuttosto Atlantia che sta facendo qualcosina, però in maniera piuttosto lenta, di temi veramente che hanno sviluppato un range ragionevole per fare un'operazione, c'è veramente poco. Qualcosina su Leonardo è molto macchinettata, è molto diciamo, pericolosa da fare, anche qualcosina su Ferragamo ma è troppo illiquida. Quindi insomma il mestiere del trader intraday è sostanzialmente essere un cacciatore di volatilità. Se volatilità non c'è, l'esperienza insegna che è meglio stare fermi. Io probabilmente 10 anni fa ero lì a forzare le operazioni come un matto per provare a fare Per qualcosa e che smuovere sai. il mercato, volevi essere tu il market mover, il Trump della situazione, mi verrebbe da No, è dire. perché sai, poi rimanere per ore con altissima tensione a caccia del movimento senza fare nulla è paradossalmente più difficile di smanettare, perché smanettare, diciamo, poi abbassi la tensione e che entri in posizione, invece così devi avere la tensione alta, concentrazione alta, però non fare nulla, che è un po' è difficile da spiegare, è un po' come il cacciatore, no? Che deve, il cacciatore esperto è quello là che spara effettivamente quando vede le probabilità di successo alte. Il cacciatore alle prime armi è quello che al primo stornir di fronda Certo, si muove faccio un esempio subito. brutto perché io sono contrario alla caccia assolutamente, però è per Vabbè, insomma, capirci. esatto, anche a me non, però meno male che l'hai specificato, va bene, Pietro, ma comunque almeno ha reso l'idea, no? Come Sì, in no. ogni caso tutte come dire, le questioni che denotano maggiore o minore inesperienza, è chiaro che quando si è inesperti ci si butta subito senza riflettere, no? Si è sull'ondata della emotività e però hai fatto anche bene a ricordarlo perché poi poche volte parliamo della finanza comportamentale, ma vale la pena tenere a bada proprio l'emotività, no? Soprattutto in queste situazioni, nel No, bene o nel certo. male, ecco, Sì, quindi. assolutamente. Fra l'altro ti segnalo per puro caso che proprio stamane sul blog abbiamo scritto un articolo sulla gestione del tempo, cioè su come il Guarda, lo tempo prendiamo della. subito. Ecco qui, È un. cura del tuo risparmio, no, dove lo trovo? Sul blog di SOS Sì, Trader eccolo qui. c'è un articolo, se vedi in home page, il primo articolo dovrebbe essere il titolo, aspetta che mi sfugge, lo riprendo, è Time Management. Come Allora, eccolo diventare un investitore efficace. qui, esatto, perfetto. Esatto, lì il senso è che molti credono che l'investitore di successo è quello che ha le soffiate o un talento straordinario nell'intuire e leggere le situazioni prima che accadano, una sorta di indovino sostanzialmente. In realtà, diciamo, anche qui dopo un po' di anni di esperienza, quest'anno superato il ventennale, ti posso dire che l'investitore di successo è quello che sa gestire anche il tempo, cioè il tempo che ha a disposizione lo dedica per acquisire informazioni di valore e quindi non spreca tempo in attività che non producono risultati, ma focalizza tutto il tempo a disposizione solo su attività in grado di generare un valore. Questo un po' si può anche, diciamo, un po' estendere alla vita in generale, alla vita professionale in generale. Non so se ti è mai capitato di conoscere persone che magari lavorano 18 ore ma sono poco produttive perché non focalizzano le energie nella direzione, diciamo, più opportuna, e persone che magari fanno 3 ore di lavoro ma generano risultati eccezionali. Assolutamente sì, Questo un po' come quando si studiava a scuola, Pietro, che non era quanto si stava sui libri, no? Ma quanto si spendevano bene appunto le energie per studiare dei è un po'. concetti, insomma Esattamente. vale la regola per tutto. Certo, nel nostro mestiere ancora di più, perché il fatto che io, per esempio, adesso sia davanti a una postazione con 8 monitor e rimanga per 8 ore, in qualche modo è come se tu ti giustifichi di aver fatto il tuo dovere. In realtà il tuo dovere non è rimanere seduto tipo Assolutamente. posto
pubblico a 8 ore davanti a Modric. Il tuo dovere è rimanere anche 8 minuti ma fare le cose fatte bene. Questo è un po' il senso. Invece, nel nostro mestiere, diciamo, il fatto che uno spenda tanta fatica, ti dico onestamente, mi capita anche quando vado in giro per corsi, mi dicono persone: ah, ma io ho una grande passione, studio la notte e quant'altro. Va benissimo, è il prerequisito, perché senza studiare non si va da nessuna parte, però bisogna anche vedere che cosa studi, no? E quindi studiare per studiare non va bene. Cioè, va bene studiare, ma non so come dire, bisogna, essendo una disciplina operativa, pratica, bisogna dedicarsi a quelle cose pratiche che ti danno modo di fare quel salto di qualità. Questo è un po' il Certo. senso. Ma secondo me in tutte le discipline, no? Pensa, che ne so, il manuale del torero, se ci pensi è semplice, no? Dice, se tu leggi paradossalmente le istruzioni d'uso per matare un toro, dice, appena ti arriva questo toro di 6 tonnellate a 80 all'ora, devi semplicemente spostarti leggermente sulla destra e blandire la tua tessuto rosso. È facile, no? Sulla carta. E poi in realtà pensa alle sensazioni che provi quando questo toro ti si avvicina a tutta velocità, e quindi questo E lì dimostra. sono, è una roba diversa da valutare, È una roba certo. diversa, esattamente. Quindi Esatto. bisogna avere, per concludere, bisogna, in questa disciplina bisogna avere percezione del mercato, perché raccontarla non va bene, la devi vivere. E quindi a chiunque voglia imparare, insomma, il consiglio che mi sento di dare è fare tante ore di monitor piuttosto che fermarsi alle sole pagine dei libri. Va bene, allora, Pietro, ci sono tanti messaggi per te, quindi se sei d'accordo io comincerei a dare spazio proprio ai telespettatori che ci stanno scrivendo e che ringrazio. Allora, Mario, per esempio, ti chiede supporti e resistenze sui BTP. Cosa puoi dire sui BTP? Ma dipende da quale supporto e resistenza, bisognerebbe indicare la scadenza, perché come sai ce ne sono quotati tanti Tu sul quale ti mercato. sentiresti di prendere in esame? Allora, a questo punto, Ma mettiamola così. dipende, naturalmente dipende dall'orizzonte e soprattutto dall'obiettivo che hai. Se è quello di portare a scadenza, francamente lo sconsiglierei, nel senso che oggi francamente mi sembra un po'. Come dire, per prendere un rendimento inferiore al 2% ti devi tenere un prodotto finanziario per anni in portafoglio, con una volatilità che ahimè sta caratterizzando gli ultimi anni dei BTP, con un premio a rischio molto ridotto. Quindi, francamente, non è la mia, come dire, predilezione comprare un BTP per portare alla Sì. scadenza, ma questo vale un po' in generale su tutto il mondo obbligazionario, nel senso che oggi veramente è difficilissimo fare rendimento sulle obbligazioni. Le strategie adesso sono molto, molto rapidamente, sono sostanzialmente tre: o prendersi delle obbligazioni in valuta, e lì bisogna andare su qualcosa di esotico, che ne so, penso al rand sudafricano, nonché la classica valuta turca, che dà grande volatilità, e lì però ti prendi anche il rischio cambio con tutto quello che comporta. La seconda strategia è andare su emittenti zoppicanti, e quindi tipicamente dei corporate di, che ne so, delle goodyear, qualcosa del genere, che offrono rendimenti più generosi, ma anche lì rischio cambio in dollaro che è più contenuto, ma comunque c'è. Oppure tre, allungare oltremodo la duration, che è meno efficace, quindi prendersi scadenze lunghissime anche lì su emittenti non straordinari, e queste sono le uniche tre strategie. Però il ragionamento che vale sulle obbligazioni, ma nello specifico su BTP, su cui c'era la richiesta, è che in questo Sì. momento i tassi sono talmente bassi e le politiche fiscali sono talmente espansive che fare rendimenti sulle obbligazioni è, secondo me, quasi impossibile, considerando anche il rischio che si prende. Quindi sui BTP il consiglio che mi sento di darti è non a scadenza, ma prenderei il famoso Matusalem, che è l'obbligazione, diciamo, con il BTP con scadenza più lunga, per fare soprattutto trading intraday, o in alternativa il 2027, che è un po' più liquido, quindi BTP liquidi più per fare, più che intraday, anche, diciamo, un trading veloce, cioè non per portare a scadenza ma sfruttare la volatilità che è tipica soprattutto in fasi delicate. Qual è la fase delicata? Tipicamente potrebbe essere il nodo che ci aspetta a fine gennaio, con le elezioni in Emilia, e lì sicuramente, se c'è soprattutto risultato a sorpresa, ci sarà volatilità tanto sul cash quanto sulle obbligazioni d'Italia, perché è chiaro che un'eventuale affermazione del centrodestra potrebbe
portare delle tensioni pari a quelle che ci sono state, se ci pensi, quando è caduto il governo Sì, ad sì, agosto. E sì, sì, sì. quindi diciamo quello potrebbe essere il momento opportuno per tradare i BTP. Quindi per concludere, non scadenza, ma più operatività, diciamo, di breve termine. Benissimo, allora invece un altro amico scrive titoli per Pietro. Allora, Tribù, Dea Capital e Grifal. Sì, diciamo la domanda che farei quando uno va a scegliere questi titoli è: va bene il quadro grafico, volentieri lo analizziamo, ma sono titoli così liquidi che è necessario, come dire, conoscerli anche nei fondamentali. Per capirci, adesso Tribù ha scambiato 31.781 azioni, che moltiplicati 1,57 euro, che è il controvalore dell'azione, vuol dire che a span, diciamo mal contati, ha scambiato nelle prime due ricontrattazioni 50.000 euro. Questo che cosa vuol dire? Che è un titolo estremamente sottile e quindi i titoli sottili possono essere mandati su e giù in maniera abbastanza rapida, semplice, da un operatore anche che non abbia particolari capitali. Quindi il consiglio che mi senti dare quando fate questi titoli e guardare soprattutto l'aspetto fondamentale, nel senso che graficamente i grafici spesso sono sporchi proprio perché c'è scarsa liquidità, ma è fondamentale, insomma, capire anche le prospettive del business. Tornando, diciamo, a Tribù, qui si alternano delle lunghe fasi laterali dovute anche alle liquidità, a dei movimenti direzionali. 1,63 è una resistenza che per diverse volte nelle Sì. ultime settimane si è opposta alla salita dei prezzi. Il titolo sta disegnando una sorta di testa a spalla rovesciata. La testa è rappresentata dai minimi toccati a inizio ottobre e le spalle invece sono questi minimi, diciamo, toccati recentemente a inizio gennaio. Quindi 1,63. Livello di trigger, completamento del testa e spalle rovesciate, quindi segnale di ingresso. Qui raccomando, insomma, di entrare quando si accendono i volumi, perché se no sono, diciamo, falsi segnali. Quindi Certo. questo è Tribù. Poi scusami, Dea sfugge il secondo. Capital, certo, Dea Capital. Dea Capital lo vado a guardare, perché anche qui non è proprio un titolo che Quindi seguo comunque il primo consiglio, Pietro, quotidianamente. su questi titoli liquidi di conoscerli in toto, insomma, prima di operare, no? Questo Ma è. sì, perché anche qui vedi Dea Capital 17.726 pezzi scambiati da stamane, moltiplicati per 1,47 euro, che è il controvalore, vuol dire che questo titolo a spanne ha scambiato meno di 30.000 euro di controvalore. Cioè 30.000 euro, non so come dire, è un valore talmente basso che se si mettono due investitori normali, lo mandano su e giù a piacimento, Sì, no? sì, Questo sì, è un po' sì. Possono il. muovere, esatto, si possono muovere più facilmente le cose. Eh sì, è che con un titolo così, diciamo, sottile è facile Certo. che si faccia. Quindi questo non vuol dire che non vanno fatti i titoli sottili, però vanno fatti con due accortezze. La prima, di entrare con quantità giuste, no? Perché poi se a entrare magari entri, ma poi quando è il momento di uscire devi trovare una controparte disposta a assorbire tutte le tue quantità. Perché se no tu entri nel book magari con pezzi importanti, spazi tutto il book e subisci quello che si chiama slippage, cioè viene eseguito a un prezzo molto diverso rispetto a quello che tu auspicavi di prendere. Detto ciò, su Dea Capital sicuramente un grafico interessante, perché il titolo dopo, diciamo, i fasti di molti anni fa, quindi 2007 addirittura, valeva quasi 2,40 euro. Poi il titolo, diciamo, ha registrato una fase diversa, da cui però, diciamo, sta provando a uscire. Formazione di minimi crescenti e minimi e massimi crescenti è una buona cosa, quindi comprare un titolo in trend rialzista anche qui è generalmente una buona cosa. Probabilmente adesso è un po' tirato. Attendere uno straordinario 1,40 per provare qualche acquisto. Qui gli acquisti possono essere fatti in due modi: o secco, se ho, che ne so, 100 euro investo tutto, ma secondo me è preferibile scalettare gli acquisti e quindi magari
fare la prima parte a 1,40 e poi una seconda parte a 1,35 e poi 1,30, cioè entrare gradualmente per avere un prezzo di medio di carico che sia, come dire, spalmato su più ingressi. Potrebbe essere una strategia anche qui di buon senso, non c'è bisogno di un grande finanziere, ma semplicemente di sposare l'investimento col buon senso. Bene, chiudiamo con Grifal allora, l'ultimo titolo, poi ce ne sono altri ma non riusciamo, ma poi ricordiamo il tuo contatto, invitiamo i nostri telespettatori a scriverti direttamente attraverso il tuo blog e altri canali, insomma. Allora, Sì, Grifal. Grifal, aspetta, anche qui lo guardo perché non è fra i miei Certo, titoli ecco. preferiti. Il ticker per caso lo Sì, conosci? guarda, Graal, con una sola, come il Sacro Graal, ma togliamo una A. Ah, ecco, evidente, carino come ticker, si ricorda facilmente. Esatto. Allora, Graal, eccolo qua. Diciamo pochissimo da dire sul livello tecnico-grafico perché è un movimento assolutamente anonimo a partire dal 18 settembre. Se fai caso, sono tutte micro candele dovute anche qui a una volatilità bassissima e qui ancora più amplificato. Pensa che Grifal ha scambiato a stamane solo 3.000 pezzi, Ah, che figuriamoci. moltiplicati per 3,63 euro fanno circa 10.000 euro di controvalore. E questo, insomma, ancora una volta sposa l'idea che dicevo prima, cioè Grifal ci può stare. Cioè, il titolo sottile ci può stare, però devi avere una visione sui fondamentali, cioè pensi che questa azienda è in un bel business, ha delle prospettive che non sono state ancora, come dire, sposate e intercettate dal mercato e quindi la fai, la compri non da grafico, ma la compri da un concetto di analisi fondamentale, cioè una bella azienda che ha utili prospettici in crescita e quindi che il mercato in qualche modo sta sottovalutando e quindi riscopriamo. Quindi conciliare l'aspetto fondamentale su questi ingressi è assolutamente decisivo. Va bene, allora Pietro, ricorda i tuoi contatti. Io intanto mostro nuovamente, l'abbiamo visto poco fa, insomma, comunque il blog, il sito di sostrader.it e poi ricordiamo che c'è anche il tuo sito personale, pietro-dilorenzo.it, dove sicuramente ci si può collegare per avere tutte le informazioni del caso, per mettersi in contatto con te. Se vuoi dare altri canali, beh, ti troviamo Sì, sui guarda, social, sì. noi diciamo darò un canale non telematico, nel senso che noi forse Sì. siamo fra i pochi che rispondono 10 ore al giorno al telefono e abbiamo un Ah, numero di ottimo, telefono, vedi. sì, 081 780 3598, perché spesso anche qui la mail va bene, è funzionale, ma ogni tanto fare due chiacchiere probabilmente è più funzionale. Vedi, a proposito di time management si fa prima, no? Certe volte facendo due chiacchiere. Hai ragione, anche perché ogni tanto scrivere le mail scoccia, è meglio proprio chiamare, si fa prima, si abbattono tutte le barriere e anche Sì. il tempo che c'è tra una risposta e l'altra del caso. Ecco, questo. Assolutamente, Va assolutamente. bene, Quindi allora chiamate Pietro Di Lorenzo e lo staff di SS Trader. Grazie mille Pietro, ci a sentiamo te. presto sulle fonti TV, grazie. Grazie mille, buona giornata, ciao. Grazie, e intanto c'è una instant news, non la vediamo.